cari e benvenuti nel nostro salottino dell'altra voce. Eh, ho voluto cambiare un pochino eh, quella che è la prima parola di introduzione per presentarvi ancora come vi era stato preannunziato eh, l'argomento eh, di questa sera. Un argomento particolarmente discusso, ampio, se ne fanno tavole rotonde, se ne dicono di qua, se ne dicono di là. Il nostro scopo nell'altra voce è quello di dire la nostra e di dirla non in funzione soltanto di quella che può essere un'opinione o un modo di pensare o di vedere, ma quello che è la nostra opinione in rapporto alla conoscenza della parola di Dio. Ho qui in studio con me per l'argomento l'educazione dei figli, quindi fa parte di fede e famiglia, il pastore Romolo Ricciardiello sulla mia destra, il pastore Antonio Romeo e il pastore Paolo Malerba. Senza preamboli, guadagniamo il tempo, cerchiamo di evitare cose inutili. Passiamo subito a quello che è l'introduzione, una domanda introduttiva che ci porta a discutere il nostro argomento. La rivolgiamo al pastore Romolo Ricciardiello. Gli chiediamo di dirci qualcosa, ecco, un suo pensiero, alla luce degli attuali tempi, dei momenti eh, moderni, diciamo, di quelli che sono i rapporti nella famiglia fra genitori e figli. Eh, voglio salutare tutti prima di tutto e mentre ringrazio il fratello eh, Remo per questa bella opportunità che ci offre, eh, voglio ricordare, andando un passo un po' indietro, ricordare quello che dice anche la Bibbia riguardo a, questi, a queste situazioni odierne di rapporti un poco abbastanza difficili tra genitore e figli. Ricordo un versetto che dice esattamente nel Libro dell'Ecclesiaste, quello che è stato è quel che sarà. E quel che è stato fatto è quel che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Vorrebbe dire praticamente che vero è che attualmente i rapporti tra genitori e figli si sono in qualche maniera deteriorati e quindi l'educazione dei figli diventa effettivamente un'impresa per i genitori, però effettivamente si tratta di cose che la Bibbia prevedeva già, infatti questa tensione tra le diverse generazioni risulta anche da tutto quello che è, diciamo, è la tradizione delle scritture perfino tutta quanta la scrittura ebrea e tutta quanta la tradizione ebrea ci parla proprio di questo quando dice effettivamente di insegnare al figlio la maniera di comportarsi e di cercare di istruirlo quando si giace, quando si alza, quando si cammina, quando si lavora intendeva proprio perché rifare i rapporti tra padre e figlio perché effettivamente i rapporti in famiglia sempre sono stati oggetto di tensione Oggi però onestamente dobbiamo riconoscere che si è raggiunto un punto che in qualche maniera si potrebbe dire proprio di, di, di tensione altissima, tant'è vero che c'è proprio un distacco enorme generazionale tra genitori e figli. E effettivamente forse avranno pure ragione perché la telematica moderna, le comunicazioni moderne in qualche maniera sembrerebbe che i figli hanno potuto sperimentare ed hanno delle conoscenze senz'altro più alte di quelle che fu la generazione precedente, però l'esperienza dei genitori effettivamente manca e si nota effettivamente in tutte le tensioni che nelle famiglie vengono portate avanti. Genitori che non dialogano con i figli, figli che al massimo parlano con un collega, con un amico, ma che difficilmente si convivono con i genitori. Questo è lo stato attuale della società. Ognuno cerca di trovare un omologo, diciamo, piuttosto in quelli della sua età ma è difficile sfruttare l'esperienza dei genitori, questo è lo stato attuale, però effettivamente, come sicuramente emergerà nella parola di Dio, abbiamo la possibilità di trovare anche rimedio a tutto questo che è frutto proprio delle tensioni, ma che, ripeto, non è una novità, perché niente di nuovo sotto il sole, salvo l'intensità, perché il problema attuale... È reso molto più intenso. Il problema del quale stiamo ragionando nell'attualità è reso molto più intenso in questo momento è molto più accelerato nelle tensioni dell'epoca moderna e fino anche della società di questi giorni. Ringraziamo il fratello Romolo. E proprio in quello che è la comunicazione, sembra appunto che la comunicazione a distanza si sia accorciata, ma la comunicazione quella a breve raggio, quello che può esserci in una famiglia, sia diventata più complicata. Ma vorrei cambiare la stessa domanda, vorrei rivolgere al pastore Antonio Romeo con un riferimento più specifico alla parola di Dio. Come sempre noi fondiamo i nostri discorsi e il nostro dialogo con i telespettatori sulla base delle scritture della parola di Dio, dove è lì che ci viene ogni linea di dirittura di condotta anche nei rapporti della famiglia, perché la parola di Dio ci istruisce in tutti, sotto tutti gli aspetti. Della vita, anche la vita pubblica, la vita familiare. E la parola di Dio leggo due versi perché eh, è questo che mi si chiede: di, alla luce della parola di Dio, uno nell'Antico Testamento, intorno alla legge che il Signore ha dato eh, riguardo l'insegnamento dei comandamenti ai bambini, nel libro del Deuteronomio, capitolo 6, leggiamo e questi comandamenti che oggi io ti do. Ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figlioli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa, quando ne sarai per la via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, te li legherai alle male come un segnale, ti saranno come frantale fra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Questi dettagli e particolari ci lasciano intendere come era importante l'insegnamento da tramandare ai figli. Nel eh, Nuovo Testamento, nel eh, Vangelo, San Paolo ci istruisce anche intorno alla famiglia eh, cristiana, la vita nella famiglia cristiana e nel rapporto genitori e figli dice al capitolo 6, parla ai figli e ai genitori e l'equilibrio della parola di Dio è sempre così, non è di parte dell'uno e dall'altra, ma c'è un equilibrio in tutte le cose. E ai figlioli dice, figlioli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento compromesso affinché ti sia del bene e tu abbia lunga vita sulla terra. E poi ai genitori dice, e voi padri non provocate a ira i vostri figlioli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione nel Signore. E questo equilibrio è perfetto. Il, I figli devono eh, sottostare al proprio ruolo di eh, figli e onorare i genitori. Perché è un comandamento del Signore e questo comandamento è accompagnato anche da una promessa meravigliosa che ci sarà del bene e sarà prolungata la vita. Ai padri poi li istruisce, li esorta a non provocare, eh, a dire, a non far sì che nel figlio ci sia una ribellione ma che sia allevato in amore nel Signore. Questo è il giusto rapporto che la parola di Dio consiglia ai figli, ai genitori. Certamente la nostra discussione è indirizzata soprattutto ai genitori cristiani, perché l'argomento, abbiamo detto, è talmente vasto e così diverso di opinioni che non arriveremo poi a dire niente. Ma grazie al Signore ci vogliamo semplicemente, vogliamo essere strumenti di sensibilizzazione in quello che possono essere i rapporti fra genitori e figli, soprattutto per quelli che sono e si ritengono cristiani di fatto. Vorrei a tal proposito passare la domanda, una domanda al pastore Paolo Malerba. C'è un famoso proverbio, inculca al fanciullo. E questa eh, prima parte di questa domanda eh, vorrei che tu la potessi svolgere in rapporto alla disciplina sì. e nel significato cristiano sì, di disciplina sì. che deve intercorrere, che deve essere esercitata sì. fra genitori e figli. Sì, voglio prendere come riferimento anch'io un, un versetto della parola di Dio del capitolo tredicesimo di Proverbi, al verso 24, dove leggiamo «Chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo». Mi piace questa parola dove dice «Chi lo ama lo corregge per tempo». Sembra oggi che usare la verga, usare una severità nei confronti dei giovani, dei figli, sia, diciamo, distruttivo, sia testimonianza di poco amore, Mentre Dio nella sua sapienza ci dice che l'amore vero è proprio laddove un genitore cerca di correggere i propri figli. Anche Dio ci corregge perché ci ama. Amore, quello vero, non significa permissivismo, cioè io amo i miei figli e perché li amo consento loro di fare ciò che vogliono. Certamente come genitore che ama, so che se ciò facessi li porterei così alla rovina. Pertanto anche in questo caso la parola di Dio viene in aiuto ai genitori affinché possano comprendere che il vero amore nei confronti dei figli non è permettere loro tutto quanto, dare per forza ogni cosa, ma usare la verga, usare anche la maniera severa alle volte. La verga è anche sinonimo proprio di, di, come dire, di, di castigo, di correzione. E chi corregge vuol dire che ama, chi non corregge è testimonia che non, non ama il proprio figlio, anche se crede di amarlo, perché l'amore umano è sempre eh, purtroppo non conforme al vero amore, all'amore che Dio ha per noi. L'amore che Dio ha per noi gli consente di correggerci affinché non usciamo mai dalla via nella quale Egli ci ha messo. E così anche noi come genitori sappiamo quanto è importante indirizzare i nostri figli all'educazione, alla correzione, alla gentilezza, e alla civiltà, a un comportamento che sia soprattutto eh, ne, eh, ottimale nei confronti di Dio, ma di conseguenza anche nei confronti della società. Perché laddove i genitori riescono ad educare i figli in una società che è così difficile oggi sta a significare che la società può modificare certe realtà purtroppo così eh, terribili come quella di oggi, eh, a, dovuta ad una grande separazione fra genitori e figli. Quindi è contemplata nella parola di Dio che i genitori se amano i figli devono correggerli anche con la verga, c'è una disciplina che è testimonianza non di grande autorità o di grande severità, ma di amore. Comunque c'è difficoltà di dialogo, lo dicevamo all'inizio. E c'è difficoltà anche perché c'è un senso di ribellione, c'è un capovolgimento di tutti i principi morali e eh, si vorrebbe capovolgere anche i principi spirituali. Non si potranno capovolgere i principi spirituali perché non vengono dall'uomo, vengono dalla parola di Dio. Ma a tal proposito di questa ribellione, di questa mancanza di dialogo, vorremmo sentire ancora Antonio Romeo che eh, cosa ci può dire a riguardo. L'evolversi degli avvenimenti così veloci nella società hanno portato eh, la ribellione dentro il cuore delle nuove generazioni. Eh, il cinema, la stessa televisione eh, ci, propone, ci propone, propina tanti di quei modelli eh, non buoni, falsi, che il giovane, l'adolescente, il fanciullo in camera, in camera, quello che riceve dalla televisione, dalle notizie che segue, quello assorbe, la parola di Dio ci dice che quello che si semina, quello si raccoglie, Ed è nel cuore dei bambini si semina tanta di quella sporcizia, tanta di quelle falsità, che poi il risultato nella vita del giovane è questa ribellione, che sembrerebbe, uso le virgolette, naturale, ma non è così. Ma il, la stessa televisione ha tolto il dialogo, è quello che non c'è più tra padre e figlio, tra genitori e figli. Questo è stato un grande dramma nella vita della famiglia. Il papà torna dal lavoro, è stanco la sera, il figlio vorrebbe quelle cose naturali, qui senza virgolette, l'affetto di un papà, ma il papà è stanco, stressato vuole stare in poltrona a vedere la partita, la televisione o un programma che gli piace e trascura il suo figlio. E che quando cresce, cresce crescerà con questa ribellione, questa insoddisfazione la famiglia e cercherà fuori eh, quello che non ha ricevuto in casa e nasce questa ribellione dentro i, i bambini. E poi questa realtà trova purtroppo qui un riscontro anche nella parola di Dio riguardo agli avvenimenti degli ultimi tempi, quale ci dice la parola di Dio che negli ultimi tempi ci saranno tempi difficili in cui i figli saranno irriverenti verso i genitori, non ci sarà più l'affetto, l'amore naturale e questo è il risultato della nostra società, dello stress della vita moderna, cosiddetta moderna che ha portato questi disastri nella famiglia, nella società, ma noi nella parola di Dio troviamo un ritorno ai valori di queste cose, quando, come dicevo poc'anzi, si è nel Signore, si è nella disciplina del Signore, quando le cose vengono fatte nell'ordine della parola di Dio, c'è armonia nella famiglia tra genitori e figli. Dio solo può ristabilire queste verità, questi ritorno ai valori della famiglia nel cuore dell'uomo quando l'uomo ritorna a Dio. Dicevo, un grande teologo del passato, l'uomo è stato fatto per Dio e trova riposo solo quando torna a Dio. Quando questi valori si ristabiliscono anche nella famiglia, con Dio al primo posto, anche i rapporti tra genitori e figli vengono sistemati. Come uomini di Dio noi abbiamo un privilegio, quello di non parlare teoricamente, ma parlare in maniera pratica, reale, perché, perché poi eh, troviamo che per essere un buon vescovo bisogna essere marito di una sola donna e sapere educare i propri figli questa è parola di Dio molti magari non conosceranno questo passaggio per cui ci ritroviamo a dire cose che non hanno teoria perché molte volte è uno, uno scapolo non potrebbe parlare assolutamente eh, di problemi familiari e di problemi coniugali noi ab non abbiamo questa difficoltà abbiamo i nostri figli e anche la nostra stessa testimonianza che nelle nostre famiglie e diciamolo pure per la maggior parte i nostri figli che vivono nel timore del Signore camminano in una certa maniera, quindi grossi problemi, grazie a Dio non ne abbiamo mai avuti, ma pure stiamo notando qualcosa. Nella fascia più giovane, nell'adolescenza... E quello che poi vediamo poi a livello nazionale e anche mondiale, è proprio un'adolescenza a rischio: cioè, stiamo notando una ribellione particolare, e qualche volta anche nelle famiglie che vivono una vita cristiana, si trova una certa ribellione negli ultimi soggetti, questi dell'ultima generazione, a motivo di musica, a motivo di canti, a motivo di modi. A motivo, ecco, al pastore, padre e servitore di Dio, Romolo Ricciardino, vorremmo che lui eh, si esprimesse al tal riguardo. Sì, io volevo ripigliare per un attimo quello che stavi dicendo un secondo fa, fratello Remo. Effettivamente eh, si è un po' demandato, si è incaricato, diciamo, qualche cosa che è fuori dalla famiglia per educare, per conservare eh, una certa moralità nei nostri figli e l'errore più grande è stato fatto che si è demandato questo a persone che effettivamente esperienza riguardo a famiglie, a figli non hanno in generale. E questo è stato un errore, in generale, mi riferisco quindi a un mondo regolarmente, eh, nella generalità dei casi. Insomma, noi vediamo che poi, eh, a parte che vediamo persone che non hanno esperienza di educare figli, che sono state incaricate a questo, poi c'è un'altra cosa molto importante, la seconda che volevo toccare, ed è questa, i pedagogisti moderni, per esempio, ci hanno inculcato delle idee. L'hanno de, messa delle idee nel, in tutti gli insegnanti che non bisogna reprimere assolutamente, altrimenti poi reprimendo la personalità del ragazzo viene contorta, eccetera. Niente di più errato, perché questo è uno scollamento completo da quelle che sono le verità bibliche e abbiamo notato che abbiamo avuto queste brutte conseguenze. Infatti, stava dicendo bene il collega che effettivamente perfino nelle case nostre dove ci sono padri di famiglia che sanno benissimo che significa avere figli e educarli e che conoscono anche esattamente perché siamo evangelici, conosciamo le sagre scritture e quindi conosciamo esattamente l'importanza anche del reprimere qualche azione che non è precisa mentre che sono piccolini mentre che è possibile far nascere altri sentimenti, pure tra noi abbiamo notato che alcuni si manifestano effettivamente a rischio ed ecco come diventa provvidenziale proprio la repressione perché non, non semplicemente perché ci viene il piacere di, il piacere sadico di fare del male non esiste neanche lontanamente perché un padre è pietoso verso i figli e questo è normale e lo dice la scrittura e quindi noi lo riconosciamo esattamente però senza nessun piacere sadico è necessario che sia allontanato attraverso disciplina correzione, repressione, qualsiasi cosa che non è precisa dai sentimenti dei nostri figli affinché domani ci ringrazieranno. Racconto soltanto un avvenimento che anni fa ho letto perfino su uno dei periodici, periodici molto importanti della nostra nazione. Ho letto di un, un ragazzo che si trovò a rubare ovviamente, fare una, 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 un tremendo furto. In, un grande, in una grande banca e fu preso in questa banca. Ovviamente, alla fine non la scampò, forse tante ne aveva fatte prima. Ma questa volta fu preso, fu arrestato e, dopo essere stato giudicato, lui chiese. Questo è un insegnamento che potrebbe rimanere per tutti quanti noi valido anche oggi. Chiesa al giudice, essendo condannato ormai all'ergastolo, non avrebbe potuto vedere mai più né sua madre né i su, suoi genitori, nessuno di loro, insomma, disse vorrei fare una cosa, vorrei semplicemente dare un ultimo bacio a mia madre e così diceva quel periodico, e il giudice subito glielo concesse come ultimo desiderio perché si trattava di uno che non l'avrebbe mai più rivista sua madre, o magari, seppur l'avesse la, potuto rivederla, attraverso una grata, attraverso un vetro, ma mai più avere un contatto fisico con sua madre. E sua madre andò per abbracciarsi con suo figlio l'ultima volta. Beh, sembra che il figlio abbia dato un morso alla sua mamma da eh, ferirla sulla guancia o, o sul naso. E pare che abbia detto esattamente queste parole, se la prima volta quando io presi un pennino, una gomma, quando io rubai una matita e tu a casa ti rallegravi in qualche maniera, se tu mi avessi corretto quella volta, a quest'ora io non sarei qui condannato all'ergastolo. Questo ci lascia pensare che effettivamente reprimere, specialmente dove vediamo che c'è il pericolo, perché ci saranno senz'altro dei figli che non hanno di questi problemi. Ci saranno dei figli che già si contengono in base all'insegnamento evangelico che c'è in casa, ma dove c'è il bambino che non si contiene esattamente sarà bene che i genitori intervengano per tempo alla, alle piccole avvisaglie, eh, la musica troppo esagerata che li turba, oppure qualsiasi altra cosa che li turba, bene i genitori hanno il diritto dovere di intervenire affinché... Domani avranno a rallegrarsi di aver disciplinato dei figli e averne fatto buoni cittadini, validi per loro stesse, per le loro famiglie, per la società, per la Chiesa, insomma, validi effettivamente per tutti quanti. Questo è quello che effettivamente bisogna tenere presente, anche se ci costa qualche volta reprimere, ci costa qualche volta correggere, disciplinare, lo facciamo per utile dei figli nostri stessi affinché siano partecipi della santità di Dio e partecipi anche della moralità essere buoni cittadini per il mondo che ci circonda. Dobbiamo dire anche questo, negli ultimi tempi abbiamo assistito a movimenti di cittadini che appunto, cercavano di riportare, di farsi sentire sul vecchio insegnamento, sulla vecchia morale. E' uguale che dai troppi soldi ai tuoi figli. Poi abbiamo assistito anche a fenomeni veramente allucinanti, possiamo dire, di genitori che hanno accompagnato migliaia di ragazzine per i loro fans che hanno dormito sui marciapiedi, ma siamo veramente nella pazzia. Ci siamo proprio e questo influisce molto, e, e chiaramente, il mezzo televisivo e tutti i mass media, i giornali e tante cose. E tempo, e a quei genitori cristiani e a quei stessi figli cristiani che ascoltano l'altra voce, c'è... Cioè come sempre, un desiderio fondamentale, quello di eh, dirvi: riaccostiamoci al Signore. E ripeto, questi fenomeni a volte toccano anche i figli di coloro che sono credenti a tutti gli effetti, che si trovano e si trovano in queste difficoltà perché appunto tutte queste manifestazioni arrivano tramite una trasmissione di com una comunicazione che molte volte non è controllabile. Ma grazie a Dio noi confidiamo in Dio. E nel concludere questa trasmissione, e ritorneremo chiaramente su diversi aspetti nelle prossime trasmissioni, noi vogliamo ritornare e voglio ritornare a presentare quel verso, o meglio, quel verso del libro dei proverbi che prima avevamo citato sotto l'aspetto disciplina, lo no, vogliamo ancora una volta citare, quello di inculca al fanciullo la condotta che deve tenere. E poi continueremo e continuerà il pastore Paolo Malerba, ma in questo caso è questa la pedagogia cristiana. Allora diciamo qualcosa al riguardo come messaggio di incoraggiamento, sì. di conforto e di aiuto della parola di Dio. E sempre facendo riferimento ad un verso della parola di Dio dove è scritto a maestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. È chiaro che questa parola a maestra il fanciullo sulla via da seguire è una parola diretta ai genitori. E la via da seguire qual è? La via da seguire è quella che Dio insegna prima di tutto ai genitori, è la parola di Dio. Chiaramente i genitori che non hanno la parola di Dio, non conoscono qual è la via da far seguire al fanciullo, possono sì certamente educare con amore i loro figli, però rimane purtroppo un vuoto incolmabile, cioè la mancanza di sapienza, la mancanza di conoscenza, la mancanza di intelligenza per le cose spirituali. Pertanto i, i genitori soltanto che hanno dimorante nella loro vita la conoscenza di Dio per mezzo della parola possono ammaestrare i loro figli in armonia con la parola di Dio. Posso permettermi di fare una testimonianza nella mia famiglia. Io sono un genitore di quattro figli che conobbe Gesù perché uno dei miei quattro figli mi portò alla conoscenza di Gesù Cristo. E naturalmente e questa è una cosa un po' abnorme, un po' strana che sia un figlio che porti il genitore alla verità, ma eh, quando ho conosciuto Gesù ho imparato a conoscere anche la parola e ho imparato a fare il padre in una maniera nuova, cioè inculcando al rimanente dei miei figli che erano più piccoli la verità, la via che è Gesù Cristo, l'amore di Dio, Gesù, il Salvatore, Gesù colui che è diventato carne per la salvezza degli uomini. E certamente in una famiglia dove c'è questo insegnamento... Che viene dato ai piccoli fanciulli, ai bambini che sono teneri per quanto riguarda il ricevere certe nozioni, soprattutto dai genitori, è un beneficio troppo grande. Ecco il motivo per cui dice a maestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. È una conferma effettivamente che quando i bambini ricevono la parola di Dio quando sono piccoli dai genitori non la potranno mai dimenticare perché la parola di Dio non è una parola. Normale, una parola di uomo, una parola che è una filosofia umana. È Dio che parla al cuore dei bambini e certamente, i bambini, mentre crescono, quello è un seme che non andrà mai via. Questo ci dice la parola di Dio. Per cui, l'invito li a tutti i genitori che ci ascoltano è di andare alla parola di Dio e di appressarsi a quell'unica fonte di verità per conoscere la giusta via e inculcare al fanciullo la vera via. La vera via è Gesù. Gesù disse io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Io inculco ai miei figli che Gesù è amore, che Dio è amore e che l'unica via che devono seguire è una sola, è Gesù Cristo. E loro sono felici di poter vivere in questa via di amore e in una via naturalmente che conduce alla, alla felicità, alla pienezza della, che... della correttezza. Dobbiamo dire che è il consiglio migliore che possa venirvi perché appunto non è umano, è un consiglio divino. Però avete notato che dalla nostra discussione sono uscite due componenti, che è un equilibrio che deve esserci fra quelli che sono i sani principi, di quello che è la giusta morale cristiana. Di quello che è la giusta dottrina da dare ai figli nel rispetto l'uno all'altro dei genitori, genitori e figli, e di un colloquio, di essere amici dei figli, di poter dare ai figli tutto quello che uno vuole o uno può, ma non far sì che i figli possano dominare, che possano poi pretendere. La disciplina è qualcosa che non può mancare nel rapporto fra genitori e figli. Una giusta disciplina. Anche noi, come figli di Dio, sappiamo una cosa: che Egli castiga. Coloro che egli ama. E eh, tante volte è più facile dare chiaramente eh, un pacchetto di cioccolatini che dare uno schiaffo a un figlio al momento opportuno, perché lo schiaffo brucia, ma molte volte i figli non si rendono nemmeno conto che brucia di più la mano che ha dato lo schiaffo che la guancia che l'ha ricevuto. Noi ringraziamo il Signore che questi principi rimangono nel nostro cuore. Il Consiglio vi è stato dato, il Consiglio vi verrà dato, noi siamo a vostra disposizione. Ci piacerebbe tanto che ci scrivete qualche eh, letterina, due righe, per sapere cosa ne pensate e soprattutto anche per eh, scegliere eventuali argomenti che potrebbero essere eh, da voi stessi ritenuti oggetto di discussione, oggetti di eh, più che altro una chiacchierata, un salottino che noi vi offriamo e il salottino dell'altra voce, una voce che vogliamo ripetere non per presunzione umana, lo diciamo con tutta quella serietà cristiana. Quello di potervi dire quello che la parola di Dio dice. Le opinioni sono tante e saranno sempre tante, le chiacchiere se ne faranno tante, ma la parola di Dio è una sola. E la parola di Dio è, sono le sacre scritture. E inculchiamo al fanciullo, ma nell'inculcare e ammaestrare il fanciullo, ci ammaestriamo già noi, giorno per giorno. E l'altra voce si congeda da voi, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione. Parleremo di un argomento anche questo un po' particolare, veramente proprio particolare. Parleremo della solitudine. Questo è l'appuntamento che vediamo per la settimana prossima. E vogliamo dire, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora. E insieme ai miei fratelli, al fratello Romolo, ad Antonio e a Paolo. Vogliamo salutarvi come di consueto, non possiamo cambiarlo, non c'è un saluto migliore. Il buonasera e buonanotte lascia lo spazio, a Dio vi benedica.